8 ore di sciopero oggi alla Morgan Carbon di Martinsicuro con le maestranze in presidio per chiedere cosa? Ci sono alcune questioni sul tappeto. Sì, ci sono tre questioni sul tappeto. Partiamo dalla prima, che noi chiediamo una stabilizzazione dei contratti a termine. Perché? Perché sono lavoratori che hanno già lavorato in azienda, hanno lavorato in azienda nel 2018 in somministrazione, alcuni richiamati nel 2019 in somministrazione, richiamati un'altra volta nel 2021 col contratto a termine e adesso li ripassano in contratto in somministrazione. Riteniamo che questa è una pratica, è un abuso del lavoro in somministrazione all'interno dell'azienda, soprattutto un'azienda dove tra il 2015 e il 2018 c'era quasi il 30% della manodopera in produzione in lavoro in somministrazione. Questa manodopera è stata poi in parte ridimensionata nel cambio dell'orario di lavoro, parte sono rimasti fuori e il secondo punto infatti riguarda questi lavoratori rimasti fuori, chiediamo che vengano reintegrati in azienda con le prime assunzioni, semplicemente un accordo che riparte da quel bacino e riprenda questi lavoratori all'interno dell'azienda. Questi sono i problemi che hanno portato soprattutto alle 8 ore di sciopero. L'ultimo problema riguardava l'entrata in vigore del Green Pass dal 15 ottobre. Ponevamo all'azienda dei problemi soprattutto di quei lavoratori, di quella parte minoritaria di lavoratori che non faranno il vaccino, che dovranno fare il tampone ogni 3 giorni. Il rischio che la farmacia la trovano chiusa, la fila o qualcos'altro, non riusciranno sempre ad avere il Green Pass. Questo porterà in un'azienda che è in sotto organico, soprattutto in produzione, porterà dei seri problemi, perché a volte verranno e a volte quando non potranno ottenere il Green Pass non potranno venire. Abbiamo posto questo problema all'azienda ponendo anche delle soluzioni a questa problematica, c'è stata anche la chiusura da questo punto di vista. Voi avete chiesto anche il rimborso del costo dei tamponi. Era un'idea per affrontare il problema, perché chiaramente noi il rischio lo vediamo che ci saranno assenze dovuto proprio dall'entrata in vigore del Green Pass. Chiedevamo strettamente un confronto da questo punto di vista. Confronto ci sarà, c'è stato? Allora, noi l'ultimo confronto l'abbiamo avuto ieri con l'azienda, dove c'è stata una chiusura, si può dire, su tutti e tre i punti.